Per me quando volete. Vai, sì. Mister, buona prova nel complesso, che è mancato qualcosa negli ultimi 20 minuti, occasioni di due con tiro da distanza, cosa non ha funzionato in questo senso? Allora, partiamo dal presupposto che è stata una partita pari, nel senso che due squadre che secondo me hanno fatto il compitino, ed è un peccato perché siamo in casa, perché dobbiamo sfruttare le occasioni, non le occasioni tecniche di gioco, ma l'occasione di giocare in casa. Questo campo deve diventare un po' più complicato per gli avversari. Io prima della partita gli ho chiesto che ognuno di loro deve dare qualcosa in più per vincere queste partite. Nel campionato primavera non si vincono per questioni tecniche, tattiche, ma per dei dettagli e degli episodi, e perché ognuno di loro deve dare qualcosa in più. E oggi siamo andati dietro l'andamento della gara. Prima della partita gli ho urlato: siamo in casa nostra, siamo napoletani, dobbiamo dimostrare. E purtroppo invece siamo stati un po' così, un po' appannati, e siamo andati indietro al ritmo della Sampdoria. Qualche occasione loro, qualche occasione noi, ma alla fine è probabilmente giusto così. Mi sa, quindi un problema di atteggiamento? Atteggiamento nel senso che non hanno sbagliato i ragazzi, nel senso che hanno fatto quello che dovevano fare a livello tattico, sia in fase di sviluppo che in fase difensiva. Però devono avere più coraggio, devono credere più in loro stessi, perché hanno qualità. E quando loro si limitano al compitino è come se loro dicessero: ma sì, dai, va bene così, ma non deve essere così assolutamente, anche perché, come ho detto prima, siamo a Napoli, giochiamo in casa e dobbiamo dare qualcosa di più. Gli altri che vengono qua devono trovare grosse difficoltà per giocare da noi, invece sembra che vengano e sia un po' tutto più semplice, invece noi quando andiamo fuori casa non troviamo tutto semplice. Quindi nel complesso i ragazzi hanno fatto quello che devono fare, devono dare qualcosa in più a livello di atteggiamento, ma non perché l'hanno sbagliato, ma solo perché devono credere in più in loro stessi. Tutto quanto. È come se lei ha parlato di coraggio, forse cattiveria, quella che è mancata. Come si fa a trasmettere poi, insomma, ai ragazzi questo atteggiamento? Ma durante gli allenamenti io li stimolo a provare, anche se sbagliano. Io preferisco quello che sbaglia a quello che magari sbaglia poco perché fa il compitino. Io preferisco chi cerca una giocata, un'intuizione, un tiro. Devono avere coraggio. Probabilmente negli altri anni, vuoi anche un po' il campionato scorso che li ha spaventati, gli è stato detto che magari erano scarsi o che erano... E invece no, non deve non permettersi a nessuno di farsi dire che sono scarsi. Sono ragazzi che valgono sia come persone che come giocatori, e devono sentirlo dentro loro. A prescindere dal calciatore, una persona non si deve mai sentire dire non vali nulla o sei scarso, assolutamente. Mister, nessun alibi, però una curiosità: giocare a quest'ora danneggia qualcuno? Quali possono essere i problemi oppure no? Due gare, zero gol, oggi bene con il pareggio, però anche con la Roma ho visto una squadra che aveva cominciato a giocare dopo il 20° minuto, quindi un approccio anche dettato dall'orario oppure no? Ma per quanto riguarda il risultato di oggi non c'entra nulla, e quindi non è una scusante. A me non fa impazzire questi orari che noi abbiamo, e purtroppo le televisioni decidono questo anche in funzione della nostra Elite League, insomma, per tanti altri motivi. Secondo me le 10 del mattino, le 11 del mattino, che spesso tocca a noi, non che non ci faccia vincere o ci faccia perdere. No, proprio però, problemi. Esatto, però alla fine un ragazzo comunque, se riesce a dormire più sereno e svegliarsi con qualche ora in più per prepararsi ad una partita, secondo me è meglio. Insomma, il campionato primavera è fatto per giocare di pomeriggio, è sempre stato così da quando anch'io facevo questo campionato. Però insomma, non è una scusante, va bene così, siamo qui e dobbiamo giocare anche alle 9 del mattino volendo. Mister, in luce di queste parole si aspetta di più dai singoli nelle prossime partite o ancora dal collettivo? Cioè, cosa si aspetta per le prossime partite? Cioè, dai singoli che comunque dal collettivo? Ma io mi aspetto sempre di più perché, come ho detto prima, sono ragazzi che valgono e possono fare molto di più. Non li deve ingannare quello che è successo l'anno scorso, e tante volte magari subentra un po' di timore durante la partita. Non lo devono avere perché più fanno quello e più fanno il compitino e più non riescono, non gli riesce questa cosa. Hanno sempre un po' timore di esagerare, quindi devono avere più fiducia in loro stessi, ma con questo non vuol dire che abbiano fatto una brutta partita. Io sono dell'idea che quando tu non puoi vincere una partita per tanti motivi tattici, tecnici, l'importante è che non la perdi. L'anno scorso parlavo con i ragazzi, dicevo: ricordatevi l'anno scorso quando mancavano due o tre partite e voi nello spogliatoio dicevate: ah, se avessimo fatto quel punto,
ah, se avessimo vinto là. Quindi anche il punto va bene, perché poi quando finisce il campionato e che mancano poche giornate, magari questo punto diventerà fondamentale, ma ne sono sicuro che sarà così. Mister, mercoledì c'è la gara di Coppa Italia, da cosa bisogna ripartire per passare il turno? Ripartire dalle nostre certezze, dalle nostre convinzioni, dal lavoro che faremo già da domani. E ho a disposizione un gruppo folto, quindi mi posso permettere anche di far riposare chi magari ha giocato o Youth League o addirittura oggi tutta la partita, quindi sotto questo profilo sono sereno, perché chi andrà in campo a Cosenza è anche riposato e quindi farà sicuramente un'ottima partita. Stai con Nico per la prima volta un minuto, come hai visto la seconda? No, è la seconda, perché anche con la Roma magari si è visto meno, quindi non te lo ricordavi. Però Antonio lo stiamo cercando di recuperare, adesso è in condizione, adesso può iniziare a fare la differenza. Sono sicuro che ci darà una grossa mano assieme a tutti gli altri ragazzi. Lui sa la sua situazione, sa che è qui per dare una mano a noi, noi per dare una mano a lui, perché sinceramente il campionato primavera dovrebbe essere un campionato che a lui non compete, quindi io gli auguro a lui, per com'è come ragazzo e come professionista, perché ha delle qualità e purtroppo quest'estate è stato dimenticato, e noi siamo stati bravi a riprendercelo e gli stiamo dando una mano per lui, sperando che possa trovare, con tutto rispetto per il campionato primavera, ma un campionato che competa, insomma, anche migliore. Okay. Grazie. Grazie a voi. Grazie.